Sì, il mandato definitivo perché abbiamo comunicato alla reggenza che siamo in possesso degli elementi per costituire un governo per il Paese. Dopo aver esperito diversi percorsi, cercando di dare le soluzioni migliori, abbiamo comunicato che soprattutto anche il lavoro fatto all'ultima giornata è stato molto proficuo, determinante e decisivo e quindi da oggi, da queste ore, iniziamo a svolgere tutte le attività per arrivare anche agli elementi concreti per la costituzione del governo. Possiamo chiedervi che idea avete, quale governo sarà? Ma ci sono quattro forze politiche che insieme hanno deciso di garantire i numeri per un governo a questo paese. Gran parte della maggioranza uscente con una modifica, sono quindi il PSD, i Democratici di Centro, Sinistra Unita e Sinistra per la Libertà. Ovviamente il lavoro che è stato fatto è stato molto ampio, come è noto, come è stato comunicato nei giorni scorsi, ma tutto questo ci ha dato gli elementi per arrivare in questo momento a questa conclusione. Il cosiddetto governo dei 31 non può essere un governo ancora a rischio. Guardi, noi avevamo diversi parametri da valutare, tra questo c'era anche quello della coesione politica. Abbiamo ragione di credere che con questa soluzione la coesione politica possa essere aumentata, anche se i numeri oggi potrebbero essere ancora auspicabilmente maggiori, ma questo sarà merito delle riflessioni e delle attività politiche che da oggi parte. Grazie, buon lavoro. Prego.